여러분, 안녕하십니까. 문다입니다. 이혜라입니다. 네. 이데일리 TV 보도국에서 저희가 닮았다는 얘기 진짜 많이 듣잖아요. 맞아요. 저희가 패션 산업에 대한 관심이 높은 것도 닮았고요. 성격적으로 비슷한 부분도 <laughs> 많아서 그런 거 <것> 맞아요. <laughs> 특히나 이처럼 저희의 닮은꽃처럼 우리나라와 닮은 또 다른 국가가 있습니다. 바로 이탈리아인데요. 한국과 이탈리아는 국민소득도 비슷하고요. 네. 또, 반도라는 특성상 문화와 국민성도 닮아 있기로 유명합니다. 그렇기 때문에 아쉬운 점은 서로가 보고 배울 수 있다는 것. 또 반면에 잘하는 것은 시너지를 낼수 있다는 장점이 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 이 한국과 이탈리아가 내년에 수교 140주년이 된다고 합니다. 그간 양국 간의 관계에 있어서 어떻게 발전을 해왔는지 그리고 산업 면 면에 대한 이야기를 아주 특별한 시각을 통해서 오늘 들어보도록 하겠습니다. 두분 함께하시죠? 네, 오늘 저희가 모신 분은요, 페데리코 파일라 주한 이탈리아 대사님 그리고 페르디난도 구엘리 주한 이탈리아 무역 관장님 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 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 지금 대사님께서는 한국에 오신 지 5년째 되셨다고 제가 들었거든요. 그간 한국에 있으시면서 가장 기억에 남는 일이나 성과 같은 것이 있을까요? Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Per me anche un onore essere qui. Sì, in questi 4 anni l'Italia e la Corea hanno rafforzato moltissimo le relazioni. Uh, lo testimoniano uh, i numeri delle nostre esportazioni, lo testimoniano il numero dei turisti eh, coreani che va in Italia, uh, le delegazioni che vediamo, gli spettacoli eh, e gli eventi culturali che facciamo e anche la cooperazione scientifica e tecnologica. Se posso riassumere, eh, nonostante il uh, gli anni particolari che abbiamo passato per il Covid, quindi per l'interruzione eh, dei contatti per un certo periodo, eh, non abbiamo da un lato rafforzato la eh, collaborazione nei settori tradizionali, eh, quindi tutto quello che è la moda, l'arredamento e, e lo stile di vita italiano, ma dall'altro abbiamo allargato la nostra cooperazione a settori... Eh, diciamo nuovi eh, come l'aerospazio, i semiconduttori, l'energia e eh, c'è ancora tanto lavoro da fare ma io sono molto ottimista che eh, due nazioni come Italia e Corea possono veramente cooperare molto strettamente perché hanno gli stessi interessi, sono paesi like-minded e, e condividono molti dei principi eh, eh, di eh, cultura, di libertà, di democrazia e di diritti umani. 어, 이제 코로나19가 이전보다는 좀 잠잠해지면서 해외여행이 다시 활성화가 되고 있어요. 특히나 이탈리아는 관광대국이잖아요. 저 역시 이탈리아, 이탈리아 여행 정말 좋아하는데요. 음, 좋아하세요? 저 다녀왔어요. 너무 좋았어요. <laughs> 네. 이탈리아 여행 정말 좋아하는데요. 어, 제가 궁금한 거는 코로나 이전과 이후에 이탈리아 여행 시장의 변화가 있다면 무엇인지 궁금하고요. O, 한국's traveler, quindi 한국's traveler, Italia, dove è stata Allora, certamente il Covid ha impattato molto sul turismo italiano. però, fortunatamente adesso sembra che ne siamo usciti fuori. Eh, il numero dei turisti sta tornando ai livelli eh, della pre-pandemia. Uh, anche, ehm, speriamo che anche il numero dei turisti coreani torni ai livelli eh, del 2019 quando un milione di turisti coreani hanno visitato l'Italia e ehm, ehm, adesso eh, diciamo che ehm, i turisti fanno più attenzione a, a, ai posti da visitare ai luoghi da, da, da scegliere Sull'Italia io credo che eh, basta citare qualche numero, per esempio è il paese che ha il maggior numero di eh, siti UNESCO nel mondo assieme alla Cina, eh, è il paese dove eh, c'è circa il 70% dell'arte occidentale, eh, è il paese che può offrire eh, sia una vacanza di tipo culturale, sia una vacanza ehm, se uno vuole stare a contatto con la natura si può andare a sciare si può andare a nuotare eh, c'è il turismo enogastronomico ehm, perché ovviamente il cibo e il vino italiano sono tra i più famosi al mondo credo che quindi per un turista eh, straniero soprattutto per un turista non europeo visitare l'italia è sicuramente ehm, il punto di partenza per capire meglio questa parte di mondo, la, 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 diciamo l'Europa e, e chiamiamolo più in generale il mondo occidentale. Eh, credo che sia un passo veramente eh, che può lasciare un'esperienza indimenticabile in tutti i turisti. 네. 관광 얘기가 나와서 제가 궁금해졌는데요. 이 국제행사가 열리면 전 세계 사람들이 그곳으로 모이지 않습니까? 근데 이제 3대 국제행사라고 볼수 있는 게 올림픽과 그리고 얼마 전에 있었던 월드컵 그리고 엑스포인데 2030년에 지금 엑스포 유치 경쟁이 한창인 것으로 알고 있습니다. 우리나라, 한국도 참여를 하고요. 이탈리아도 유치하기 위해서 굉장히 노력 중인 것으로 알고 있는데 어필을 하고 있는 포인트가 어떤 건지 궁금합니다. Punto di forza dell'Italia è innanzitutto che eh, eh, si è candidata per l'Expo Roma. Roma è una città unica al mondo, mm. non c'è un'altra città come Roma. Um, non voglio dire che eh, Roma è la città più bella del mondo, secondo me sì, ma eh, eh, questa è un'opinione personale. Però non c'è nessun'altra città al mondo. Che ha un patrimonio culturale così ampio e così diverso come ehm, eh, si può trovare a Roma. Eh, L'altro punto di forza della candidatura di Roma è che è, eh, il progetto che presenta è proprio appunto la vivibilità delle città e, eh, è un progetto eh, che l'Italia ha presentato, che a Roma ha presentato, che è molto complesso e fa. Leva sulla qualità della vita, sull'integrazione sull delle diverse eh, eh, componenti della nostra vita, quella culturale, quella scientifica, la tecnologia, ma soprattutto quella ambientale. È un progetto che mo punta molto a far vedere la sostenibilità eh, delle città future, perché eh, questa è il vero, la vera sfida che, qualunque paese, l'Italia, la Corea, ma qualunque paese al mondo hanno quello di pensare a un futuro sostenibile. Pensare a un futuro sostenibile vuol dire pensarci adesso. Eh, noi abbiamo delle scadenze, il 2030, il 2050 per la neutralità carbonica e varie altre scadenze, ma eh, eh, il lavoro... siamo già in ritardo, quindi, quindi tutti i progetti che contribuiscono a rendere le nostre città più sostenibili, più vivibili, sono i progetti che, che eh, eh, aiutano eh, il futuro delle eh, nostre generazioni, il futuro dei nostri figli. Io credo che il progetto che Roma ha presentato va eh, esattamente in questo senso e credo che sia un progetto che eh, verrà eh, esaminato con molto interesse. 이제 관장님한테 여쭤볼게요. 어, 한국은 세계 최고의 이탈리아 패션 소비국 중 하나입니다. 특히나 그런 면에서 디자인이란 한국과 이탈리아의 주요 협력 분야 중 하나인데요. 그렇다면 이 부분에서 양국 사이에서 어떤 역할을 하고 계신 첫 번째로 궁금하고요. 그리고 또 여쭤보고 싶은 건 양국에 한국과 이탈리아 패션 산업을 연계해서 시너지를 낼수 있는 방안이 좀 있을까요? Certo. Allora, innanzitutto Sicuramente la Corea è uno dei mercati che ci sta dando maggiori soddisfazioni nel settore della moda, ma diciamo parliamo di una filiera più ampia che si potrebbe definire appunto del lusso, comunque del lifestyle e, e oggi come oggi in termini di eh, diciamo consumo pro capite è il nostro primo mercato in Asia e lo è già da molti anni. Pertanto eh, noi come eh, agenzia eh, Italian Trade Agency ovviamente eh, dobbiamo tenere conto di questo dato e di questo grande interesse dei consumatori coreani per eh, la moda italiana che traina il nostro export in maniera decisiva. Oltre il 50% del nostro export è dovuto a questo, eh, questa filiera. E quindi chiaramente il nostro obiettivo è quello di eh, introdurre ancora di più eh, i prodotti del Made in Italy eh, sul mercato dove abbiamo un consumatore che è in grado già di apprezzare e riconoscere soprattutto gli aspetti diciamo, distintivi del nostro Made in Italy, che non sono soltanto appunto, la forza del brand ma anche la grande qualità eh, e la eh, diciamo, eccellenza del design e della creatività e quindi eh, l'Italia è caratterizzata da un sistema produttivo eh, basato più che in molte altre economie avanzate eh, sulla forza delle piccole e medie imprese, quindi noi abbiamo una grande, un gran numero di piccoli produttori che sempre di più si vogliono affacciare al mercato coreano ed è per questo che proprio recentemente abbiamo anche avuto una settimana proprio dedicata alla moda italiana con una manifestazione con oltre 60 imprese che hanno eh, partecipato e incontrato circa mille eh, Trabaier, operatori coreani, per eh, appunto portare ulteriori prodotti eh, e che rappresentano una grande eh, varietà di stili, di, of, di, diciamo di eh, soluzioni offerte al consumatore, eh, dall'abbigliamento alla calzatura, alle pelletterie. E ad altri articoli, diciamo sempre del, della moda e del lusso. E poi abbiamo questa mostra molto importante sulle eh, radici della storia della moda italiana e peraltro anche con un legame col mondo del cinema, che poi sono due mondi che eh, diciamo, l'uno con l'altro si sono... Eh, relazionati e hanno contribuito a creare la grande immagine del Made in Italy. Per quanto riguarda la collaborazione con la Corea, sicuramente ci sono grandi eh, opportunità di collaborazione, perché anche la Corea sta seguendo un cammino, diciamo, magari ecco, nel tempo un po' più eh, recente rispetto all'Italia, ma eh, vediamo che la Corea sta eh, seguendo un cammino molto simile a quello che è che ha seguito l'Italia diciamo, nel periodo del dopoguerra e, e si sta affermando a livello internazionale come un paese che eh, delinea le tendenze e allora eh, questo significa che c'è un grande, eh, diciamo, eh, dinam grande dinamismo e grandi talenti e potenzialità e quindi la collaborazione con un, diciamo, un paese come il nostro che ha magari maturato maggiore esperienza, eh, può essere fondamentale in un'ottica di innovazione, in un'ottica di eh, ripensare il prodotto per il futuro, perché i consumatori cambiano, cambiano i gusti, cambiano le necessità, c'è una grande attenzione alla sostenibilità, al tema dell'ambiente, dei materiali e quindi sicuramente sono due paesi che eh, per motivi diversi, arrivati magari in momenti diversi, 네이 패션 산업에 대한 상세한 설명을 좀 도와주셨는데요 지난해에 이탈리아 대사관에서 이 이탈리아. 디자인 해를 지정을 했더라고요. 그래서 얼마 전에는 또 이탈리아 디자인 데이가 열린 것으로 알고 있는데 서울 신사동에 이것과 관련해서 어좀 열심히 하고 있는 부분이 있다고 들었습니다. 하이 스트리트 이탈리아라고 들었는데 어떤 것인지 조금 더 상세히 설명 좀 부탁드릴게요. 하이 스트리트 이탈리아는 정말로 하나의 구조가 유니크한 그 자체입니다. E per noi è un asset straordinario eh, perché è un luogo unico con una sua identità e un suo design, appunto. Che permette diciamo, di eh, avere un'esperienza a 360 gradi del Made in Italy in tutte le sue eh, espressioni, a partire dal food, diciamo, dai prodotti quindi, agroalimentari, dal vino dai prodotti per la bellezza, dagli accessori, dalla moda, dai prodotti per la casa, persino gli strumenti musicali, eh, la tecnologia anche. Eh, e quindi diciamo, innanzitutto noi abbiamo un luogo ed è un investimento unico al mondo diciamo, che ha fatto eh, l'Italia Trade Agency in, chiaramente in collaborazione con l'ambasciata e con il Ministero degli Esteri. Eh, che appunto permette al consumatore coreano, la, ai nostri amici coreani, di eh, avere ogni giorno la possibilità di andare a eh, vedere qualcosa di nuovo, eh, esperienza di, di acquisto, ma anche eh, chiaramente attività ed eventi che cerchiamo mh, quanto possibile di far confluire in questa cornice, che è una cornice molto particolare. E quindi, eh, ovviamente, poi, come ho detto prima, essendo mh, il nostro esport trainato soprattutto dai settori della moda, del design, del lifestyle in generale, eh, molti degli eventi che noi organizziamo eh, si eh, in modo naturale si inseriscono in questa cornice e abbiamo fatto moltissime attività, eh, io peraltro sto qui da poco, però anche diciamo, in precedenza, perché la, la struttura ha aperto nel 2019 purtroppo è stata penalizzata dalla fase pandemica, ma questo diciamo, non poteva essere previsto. Ma negli ultimi mesi, proprio grazie alla ripresa, intanto abbiamo visto un aumento del numero di visitatori più, de, più che raddoppiati, e questo già è un bel segnale. Poi eh, abbiamo potuto realizzare numerose attività eh, in presenza, chiaramente quelle dedicate al design che avete ricordato, ma anche altre attività, eh, per esempio la settimana della cucina italiana. Eh, delle attività anche B2B, perché comunque appunto noi poi dobbiamo cercare di facilitare i contatti, eh, i rapporti d'affari tra eh, gli imprenditori italiani e quelli coreani. E. Eh, anche altre iniziative che eh, diciamo vengono organizzate da tutte le istituzioni italiane presenti qui in Corea, dall'ambasciata, dall'Istituto di Cultura, dall'Enit che è l'ente che promuove il turismo, spesso creando anche delle sinergie, lavorando insieme, facendo degli eventi insieme, perché poi quando si promuove il turismo si promuove anche il prodotto, quando si promuove la cultura si promuove il turismo, quindi tutto si collega. E continueremo così anche nei prossimi mesi alla mostra che c'è in corso in questi giorni che invito tutti ad andare a visitare abbiamo anche, eh, seguiranno appunto il Design Day che sarà, è un appuntamento annuale dedicato al design quest'anno avremo due importanti seminari eh, sul tema dell'illuminazione, eh, della, dell della qualità, della, della luce e della sostenibilità quindi diciamo, sono due temi importanti dove il design italiano... E come ha sempre eh, espresso eh, diciamo delle idee, delle soluzioni che poi si sono affermate a livello internazionale. E poi continueremo con la cucina, col vino, con la gioielleria, con eh, anche degli eventi culturali, dei concerti, eh, delle eh, degustazioni dal gelato al caffè, al vino, ai dolci. Insomma, abbiamo veramente un programma molto, molto ricco. È una struttura che ci permette veramente. di far vivere quotidianamente un'esperienza ai consumatori coreani e 제가 말씀하신 그 하이스트리트 이탈리아에서 열리는 이탈리아가 트렌드다 전시를 직접 다녔어요. 아, 그러셨었죠. 네. <laughs> 제가 미리 가서 구경을 좀 했는데요. 보니까 제가 이제 개인적으로 느꼈던 거는 네. 어, 이 현장에 있던 그런 역사적인 의상들이 어, 유행을 타지 않는 원단과 디자인들이 좀 주를 이루더라고요. 네. 그래서 궁금한 게 그렇다면 이탈리아의 패션 트렌드는 패스트 패션과는 좀 동떨어져 있는 걸까요? 마, no, assolutamente no. Nel senso che eh, la mostra che noi abbiamo fatto o v v i riguardo alla eh, storia, da co come è nata la leggenda della moda italiana. Quindi è chiaro che è una mostra che porta degli oggetti straordinari, unici, che sicuramente non sono mai stati esposti prima in Corea, quindi sono dei pezzi veramente degli abiti straordinari, dei capolavori, eh, ma questa è la radice, chiaramente noi vogliamo eh, raccontare una storia, ma è una storia che continua oggi, non è una storia... Che si è fermata, anzi, eh, e in futuro avremo sicuramente eh, come dire, continueremo a raccontare questa storia con uno sguardo più all'attualità, dove invece c'è tanta innovazione in Italia. Tanto per fare un esempio, in questi giorni, durante questi eventi dedicati alla moda, avevamo tre giovani designer che hanno presentato le loro capsule collection durante gli Italian Fashion Days e hanno riscosso un grande successo proprio tra i buyer coreani. Loro stessi non erano venuti con l'intento di eh, commercializzare i loro prodotti, ma eh, sono, stati, eh, sono, cioè, le, le, sono stati sorpresi e, e le loro aspettative diciamo, non erano così alte. E invece hanno avuto un'accoglienza entusiasta da parte di molti buyers coreani, quindi significa che la mostra italiana è ancora viva e vitale, non solo nelle grandi case, nei grandi marchi, ma anche appunto in questi giovani che portano avanti questa grande tradizione di artigianalità e di eh, creatività. Noi continueremo a sostenerli, quindi aspettatevi altri eventi in futuro e sicuramente con uno sguardo più alla modernità. Dove, come dicevo nella domanda precedente, eh, ci sono anche eh, maggiori punti di contatto con eh, la moda coreana e anche delle possibilità quindi di collaborazione. Vorrei, vorrei aggiungere una cosa. Che quando nel mondo si è affermato il fast food, in Italia è nato il movimento slow food. Ah, proprio perché ehm, questa idea che tutto debba essere consumato subito, senza badare alla qualità ma senza badare soprattutto anche alla sostenibilità, perché fast fashion, eh, così come fast food, vuol dire spreco, uh, e invece un'alimentazione um, più sana, così come una moda più, uh, che dura più nel tempo, vuol dire uh, meno spreco e sicuramente un concetto più di sostenibilità. E che peraltro i consumatori coreani che sono consumatori, molto sensibili che su questo. I eh, coreani apprezzano. 네, 대사님한테 이번엔 다른 질문 드리겠습니다. 어, 이탈리아는 2021년 UN기후변화협약 당사국 총회의 일환으로 청소년 기후행동이죠. 유스포 클라이메이트를 개최한 바 있습니다. 네. 어, 그후 지속적으로 지속 가능성의 중요성을 강조하고 있는데요. 어, 앞으로 한국에서도 이처럼 기후변화와 관련 행사를 더열 계획이 있으실까요? Sì, eh, vorrei dire innanzitutto che eh, Youth for Climate è stato anche poi eh, fatto nel 2022, e credo verrà <ride> fatto pure nel 2023 in Italia. Eh, proprio perché, eh, eh, a parte eh, l'impegno dell'Italia per la COP26 come copresidenza assieme alla, al Regno Unito. Vogliamo sottolineare l'importanza che eh, 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 le questioni climatiche e la lotta ai cambiamenti climatici riveste per le giovani generazioni. La mia generazione, che probabilmente è quella che ha fatto più danni, non vedrà eh, la, la, gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici, ma sarà la vostra generazione purtroppo a soffrire eh, degli eccessi dei cambiamenti climatici. Quindi siamo convinti che bisogna coinvolgere, mobilitare, a dire la verità, allearsi con uh, la componente giovanile della popolazione che è già molto sensibile a questi temi. Eh, non sto a citare adesso Greta Thunberg, ma è stato un esempio uh, della mobilitazione appunto di, di teenagers, di, di giovanissimi, per richiamare i governi alle proprie responsabilità, per essere ambiziosi. Ma essere ambiziosi non perché eh, eh, per raggiungere nuovi traguardi o nuovi successi, ma per salvare il pianeta, che è un concetto molto differente. Tutto questo noi lo vogliamo anche fare in Corea. Lo vogliamo fare in Corea eh, perché eh, anche in Corea c'è questa sensibilità ai temi ambientali, eh, eh, come in tutti i paesi eh, eh, ci sono le preoccupazioni per eh, i cambiamenti climatici, l'inquinamento. Uh, l'inquinamento anche dei mari che è molto importante e, e quindi, quindi anche quest'anno noi avremo degli eventi dedicati uh, ai um, cambiamenti climatici uh, diciamo sulla scia dei Youth for Climate uh, abbiamo visto che anche qui le giovani generazioni in Corea sono molto molto sensibili e molto coscienti dei pericoli che il nostro pianeta sta correndo 맞습니다. 대사님께서 말씀을 해주신 것처럼 우리 세대가 아니고 이 다음 세대를 생각을 해서라도 이 지속 가능성이라는 의제는 우리가 꼭 챙겨야 되는 부분이 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 이탈리아가 이런 부분에도 굉장히 노력을 하고 있다는 게 감명을 좀 받았고요. 마지막으로 제가 간략하게 질문을 드리겠습니다. 올해 대사관 차원에서 좀 주력하는 행사가 있다면 마지막으로 간략히 말씀 부탁드릴게요. Allora, noi abbiamo a p all'autunno e alcuni ancora li dobbiamo ben definire. Comunque il primo è sicuramente il uh, Design Day eh, che si svolgerà uh, il, il 9 e il 10 marzo. Devo dire la verità, prima del Design Day c'è un altro evento che vorrei sottolineare. Uh, Quest'anno faremo la seconda edizione di Ambassador for a Day l'anno scorso per la prima volta l'ambasciata d'Italia proprio in occasione della giornata delle donne ha lanciato un concorso tra le studentesse coreane di relazioni internazionali per selezionare appunto una studentessa con interesse alle relazioni internazionali che mi ha affiancato per un giorno ha visto per un giorno che cosa fa un ambasciatore, quindi abbiamo fatto degli incontri con la Camera di Commercio italiana, poi siamo andati al Ministero degli Esteri eh, eh, coreano per parlare di rapporti bilaterali, poi eh, abbiamo fatto um, uh, uno staff meeting con tutta l'ambasciata, uh, poi c'è stato uh, un incontro su temi culturali e sui temi scientifici. Abbiamo avuto anche delle videoconferenze con l'Italia, eh, con il Ministero degli Esteri e con altri ministeri, eh, proprio perché eh, vogliamo sottolineare che la parità di genere e, e la, le la lotta alle discriminazioni di genere sono una parte integrante della politica estera italiana. Eh, dopo ci sarà appunto il Design Day. E poi ci saranno varie giornate, una dedicata alla scienza, poi ci saranno degli eventi in altre città coreane, per esempio a Daegu e a Chuncheon. E a fine giugno, inizio luglio, faremo un'iniziativa. Anche questa sarà una cosa molto nuova: faremo un'iniziativa su etica e metaverso. Il metaverso sta diventando una parte integrante della nostra vita, e sempre più ci sarà eh, sempre più integrazione tra la vita reale e la vita nel metaverso. È probabile che vada così. Quindi c'è bisogno, noi riteniamo di un approccio etico, quindi c'è bisogno anche di regole, eh, altrimenti il metaverso potrebbe diventare un luogo molto pericoloso. Uh, sappiamo che sia da parte italiana sia da parte coreana si sta studiando il problema e riteniamo che due paesi appunto come dicevo prima che hanno gli stessi principi di democrazia, di diritti umani di eh, rispetto dello stato di diritto, di rule of law diciamo ehm, possano collaborare e che quindi eh, eh, è giusto che confrontino le esperienze così noi possiamo imparare e, 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 da quello che sta facendo la Corea e, e offrire la nostra esperienza in modo tale, magari si può procedere insieme. Eh, poi ci saranno gli appuntamenti istituzionali come la settimana della cucina italiana, la settimana della lingua italiana, la settimana della lingua italiana è a ottobre, la settimana della cucina italiana è a novembre. Ci saranno anche degli eventi culturali, ci sarà eh, una grande collezione di eh, artisti eh, italiani contemporanei eh, eh, che eh, dovrebbe essere qui a luglio. Uh, e ce ne saranno altre ancora me ne dimentico alcuna adesso non, non, non so se eh, dimentico qualcuno e comunque è, è un programma molto ricco io invito a seguire le nostre pagine eh, social eh, instagram facebook eh, dove troverete ogni settimana eh, eh, tutte le attività che stiamo facendo ci sarà un calendario di eventi così tutti potranno essere Consapevoli di quello che stiamo facendo e magari venire e, e, e diciamo, essere, essere, fare parte di questi, di questi eventi. Quindi, quindi eh, riteniamo che la Corea meriti tutta questa attenzione proprio perché. La conoscenza, l'amore e la passione che è, abbiamo trovato, io ho trovato in, in Corea sull'Italia è veramente rara. Uh, il pubblico coreano è sempre molto attento a tutte le manifestazioni culturali che l'Italia fa e, e quindi riteniamo che questo investimento veramente vada fatto. È uno sforzo, uno sforzo che è, è, è giusto fare e che siamo molto contenti di fare. 마지막으로, 이제, 관장님, 한국에 계시는 동안에, 아, 계신 분야에서 이것만은 꼭 챙기고 싶다라는 말씀을 마지막으로 여쭙고 싶어요. 아, sicuramente eh, prendo spunto dall'ultima domanda per eh, dire che eh, un obiettivo che abbiamo è sicuramente quello di migliorare la collaborazione nel settore delle nuove tecnologie e quindi. Eh, Diciamo, a, a aumentare la collaborazione tra Italia e Corea e tra imprenditori italiani e imprenditori coreani, includendo anche il mondo della ricerca, eh, in eh, settori che possono diciamo, poi sviluppare dei progetti per eh, diciamo, il futuro del mondo, il futuro dell'economia mondiale. Questo sicuramente può essere eh, un obiettivo che abbiamo. E un altro obiettivo ovviamente è quello di eh, consolidare la posizione che già abbiamo nel settore, eh, negli altri settori insomma, che sono trainanti per il nostro export e eh, far conoscere sempre di più ai nostri amici coreani le tante eh, sfaccettature della eh, creatività e dell'industriosità eh, del, del, diciamo, del, del, degli imprenditori italiani, delle aziende italiane. E quindi, questi sono insomma, i nostri obiettivi. Eh, si raggiungono dei risultati, ma ce ne sono sempre altri eh, da raggiungere. C'è sempre margine per poter fare di più e per poter fare apprezzare di più i nostri prodotti. Quindi, continueremo su questa strada. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 오늘 정말 많은 얘기를 들었는데요. 제가 오늘 모시기 힘든 두 분을 이렇게 모시게 돼서 정말 영광이고요. 다시 한번 감사드리고, 오늘 이탈리아 대사님, 그리고 무역 관장님 모시고, 이탈리아 패션, 뭐 여행, 다양한 산업을 알아봤습니다. 앞으로는 한국과 이탈리아, 닮은 권이 참 많잖아요. 그 네. 닮은 권인 양국이 다방면에서 시너지를 냈으면 좋겠습니다. 오늘 자리해주셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.